Benvenuti al quinto episodio di Repairs and Electronics Project. Stamattina ho scoperto che il mio televisore LG 32 Li Lunga 500V è morto. Non dà segni di vita. Che facciamo? Lo smontiamo. Dopo aver aperto il televisore, individuiamo la scheda di alimentazione. Probabilmente il problema è lì. Vedo infatti un condensatore esploso. Scolleghiamo i connettori a pressione e smontiamo la scheda. Effettuiamo alcune misurazioni per verificare cosa si è rotto. La resistenza fusibile risulta aperta. La resistenza vicino al MOSFET va bene. Testiamo il MOSFET. Sembra buono, non è in corto. Il diodo Zener SMD invece è in corto. Una volta procurate le parti di ricambio, possiamo procedere alla riparazione. Dissaldiamo i componenti guasti. Ora saldiamo il diodo, rispettando la polarità. Poi passiamo al condensatore. Ed infine saldiamo la resistenza fusibile. Attenzione! Non procedere se non sai cosa stai facendo. La corrente è pericolosa. Pericolo di folgorazione. A questo punto proviamo ad accendere la scheda sul banco. Se tutto è a posto, dovremmo leggere 12 volt sul connettore di uscita. Rimontiamo la scheda nel televisore e ricolleghiamo i connettori. Possiamo chiudere il televisore a questo punto. Il LED si accende. E il televisore funziona. Problema risolto. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Alla prossima puntata!